Voglio innanzitutto ringraziare la Fondazione Castel Capuano e questa straordinaria biblioteca anche De Marsico, che è una delle più antiche d'Europa, e non è casuale che abbiamo voluto tutti quanti insieme cominciare da qui questo momento che effettivamente anche io ritengo molto molto importante. Sottolineare qualche passaggio. Uno, che c'è un grande lavoro anche politico, lo voglio dire, lo voglio sottolineare, in un momento in cui si dice anche giustamente che la politica ha creato dei vuoti. Dietro a tutto questo c'è stato un lavoro politico, partendo anche da persone che hanno culture diverse ma che insieme hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo. E poi voglio ringraziare veramente il lavoro tecnico di grandissima competenza che hanno svolto i nostri rispettivi gabinetti e dipartimenti interessati, la struttura di missione della dottoressa De Cesare. Il governo in questo ha dato delle risposte importanti, con un cambio di marcia rispetto al governo precedente, e il lavoro di Bruxelles, che ha cominciato anche a vedere con un occhio diverso la Campania. E quindi ancora una volta, a distanza di pochi giorni, penso lo possiamo dire anche con un certo senso di orgoglio istituzionale, la Campania, la città di Napoli sono da esempio. L'abbiamo fatto qualche giorno fa a Roma col protocollo anticorruzione, oggi insieme per 3 progetti strategici che in un momento di crisi significano anche lavoro, perché quello di cui stiamo parlando è in estrema sintesi si tratta anche di apertura di cantieri, di lavori, e quindi far lavorare molte persone. Innanzitutto la metropolitana. Vorrei ricordare che fino a poco tempo fa c'era il rischio, non potenziale, ma il rischio concreto, che noi vedessimo ancora per molto tempo i cantieri aperti senza gli operai dentro. Questo protocollo è importantissimo perché ci apre la strada a una maggiore serenità, cioè quello che il cronoprogramma potrà essere rispettato con la chiusura dei cantieri, e soprattutto aprire la strada alla realizzazione dell'altro tratto fondamentale, centro direzionale, Piazza di Vittorio, Capodichino, in modo che la metropolitana partirà da Capodichino. E quello che è anche straordinariamente importante è che nel protocollo si parla di treni, perché un altro paradosso, potevamo trovarci di fronte, finivamo i lavori con la fine 2014 e non avevamo i treni per portare le persone da una parte all'altra delle nostre stazioni. È molto importante perché la metropolitana, come voi sapete, è anche strategica col progetto di città che abbiamo messo in campo. Poi il centro storico, ecco Castel Capuano, qua si tratta di una somma importante, secondo me, che va utilizzata al meglio. Questa città, del resto lo sappiamo, certe volte ha dato le risposte migliori anche quando i soldi non erano tantissimi. Io credo che con questo spirito, con queste competenze e questa collaborazione, questi soldi sono straordinariamente importanti per la riqualificazione del decoro urbano e per la ristrutturazione di opere importanti che mettono insieme il mondo laico e il mondo religioso, come si può guardare oggi. E poi il polo fieristico, che è una delle strade, è una delle zone dove c'è una visione di sviluppo straordinaria. Polo fieristico, vorrei aggiungere, non è solo Mostra d'Oltremare, dove c'è un lavoro straordinario che ha già illustrato il presidente Morra, che vedrà tra l'altro la sua realizzazione in tempi brevissimi, quindi proprio a vista d'occhio, ma anche Bagnoli, perché qui allunghiamo lo sguardo verso Bagnoli, l'acciaieria e quant'altro. Quindi questo è l'inizio di una serie di firme, di protocolli importanti. Il prossimo sarà sicuramente la zona orientale e il porto, come diceva prima il presidente della regione Caldoro. Quindi credo che questo sia un messaggio molto forte che noi diamo, cioè la capacità di raggiungere obiettivi significativi e adesso ovviamente attuarli. Il tempo non è molto, siamo stati anche abituati a fare corse contro il tempo e anche un po' corse ad ostacoli, che non mancano mai, però con questa collaborazione, con questo spirito, io credo che potremmo raggiungere risultati veramente importanti. Quindi io voglio ringraziare soprattutto le persone che oggi non si vedono, ma che stanno qua tra noi e che hanno lavorato tantissimo affinché oggi le persone che sono qui presenti mettono la firma su un protocollo, su 3 protocolli che mi auguro tra qualche mese potremmo definire storici, perché saranno tali se noi vedremo effettivamente le opere. Quindi questo è l'auspicio migliore che ci possiamo dare. Thank you.